23 aprile 1924. Nasce Rossana Rossanda. Giovanissima prende parte alla Resistenza e nel dopoguerra si iscrive al Partito Comunista Italiano, diventandone la responsabile per la politica culturale. Nel 1963 viene eletta alla Camera dei Deputati. Dopo il 1968 è fra i fondatori del gruppo Il Manifesto. In seguito al 12° Congresso Nazionale è radiata dal Partito Comunista. Direttrice per molti anni del quotidiano Il Manifesto, lascia il giornale in polemica con la direzione e la redazione il 25 novembre 2012. Muore a Roma il 20 settembre 2020. Il maoismo ha avuto una parte nel processo di distacco del gruppo del Manifesto dal Partito Comunista Italiano? Sì, certamente ha avuto un ruolo fondamentale. Noi non a caso ci siamo nel primo numero della rivista Il Manifesto, che costituì un atto di indisciplina che portò poi alla separazione, anzi alla radiazione del nostro gruppo dal Partito Comunista. Il punto di riferimento era la rivoluzione culturale cinese, e cioè la critica da sinistra alla crisi del Movimento Comunista Internazionale del 1956. Noi criticavamo il Partito Comunista italiano sia sotto il profilo internazionale, sia sotto il profilo interno, sia sotto quello della concezione del partito, facendo riferimento al tipo di elaborazione concettuale portata avanti dalla seconda fase del maoismo.